Regione Toscana, il Consiglio regionale. Con le riprese di Vittorio Rossi ci troviamo in Consiglio regionale. È appena terminata la seduta del 23 febbraio 2021. Una seduta importante, nella quale è stato dibattuto il piano vaccinale della nostra regione, ma cominciamo ad andare a vedere quelli che sono i temi scelti oggi per voi, oltre a questo tema fondamentale nel nostro sommario di inizio-trasmissione. Vediamoci insieme il sommario. come abbiamo detto il tema del piano vaccinale è stato al centro dell'ultima seduta del consiglio regionale della Toscana nel quale ci troviamo il piano vaccinale è stato presentato dalla giunta guidata dalla presidente Eugenio Gianni e dopo la comunicazione dell'assessore competente alla sanità Bezzini che ha parlato dalla propria abitazione si sono susseguiti gli interventi dei consiglieri sia della maggioranza che della opposizione consigliare che adesso andiamo a sentire. Tanto dalla comunicazione che oggi l'assessore ha fatto, mi pare sia evidenziato che i compiti fondamentali che una regione deve avere e deve svolgere rispetto al piano vaccinale sono stati svolti in maniera importante. Il primo è quello dell'organizzazione della campagna vaccinale. E la Toscana ha organizzato due canali importanti, uno con gli hub e tutti i sotto, gli SPOC eh, organizzati con il sistema sanitario regionale che sono serviti per vaccinare il personale sanitario che ora stanno vaccinando eh, le categorie che si sta vaccinando con AstraZeneca e abbiamo attivato per prima regione il, la rete dei medici di medicina generale che ricordo fra ottobre e novembre ha vaccinato 1.400.000 persone con il vaccino eh, anti-influenzale. Quindi, abbiamo attivato una rete importante che può sostenere una quantità di vaccini eh, importanti che noi speriamo nelle prossime settimane arriveranno. Sul lato delle priorità, abbiamo dato priorità alla resilienza del sistema sanitario e che si sta concludendo, ci cioè abbiamo vaccinato tutti i sanitari, è importante che in un'epidemia quel sistema regga. Abbiamo vaccinato gli ospiti e gli operatori dell'RSA e la Toscana anche dell'RSD, cioè delle residenze sanitarie per i disabili, che sono state tutte vaccinate in Toscana. Noi chiediamo ora, anche alla luce di quelle che sono le novità rispetto all'utilizzo del vaccino AstraZeneca, che sono arrivate con la circolare di ieri, che si vaccinino fin da subito i caregiver e i familiari dei gravi disabili e delle persone estremamente fragili immediatamente con il vaccino AstraZeneca e che si anticipi alla prima fase insieme agli ottantenni anche le persone estremamente fragili, così come definite dal piano nazionale, sono i gravi disabili, sono gli oncologici e tutte le altre categorie che se colpite dal virus possono avere... Effetti, subire effetti molto gravi. E infine abbiamo appoggiato la strategia del Presidente rispetto all'acquisizione di nuovi vaccini. La regione non fa proclami come fanno altre regioni sull'acquisto a destra e manca in solitaria di vaccini, ma sostiene la necessità sui tavoli nazionali e quelli europei di aumentare la quantità di vaccini disponibili e la produzione a livello nazionale e anche regionale. Di, eh, di vaccini e anche degli altri farmaci, diciamo innovativi. Allora, io ho iniziato il mio intervento eh, nello stesso modo in cui incomincio questa eh, breve dichiarazione. Poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti. Cioè, abbiamo, abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine, di cui la metà sono i bugiardini. Del, eh, dei vaccini, altra buona parte è come si fa a ehm, mettere nella siringa la fiala eh, realizzando il vaccino che deve essere ricostituito, quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente, anche qualche cosa parecchio di più. È stato contestato il fatto che eh, sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna. E, eh, è stato anche contestato il fatto che qualche altro presidente di eh, regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Ognuno di noi è artefice della propria vita e conseguentemente per i toscani credo che le cose debbano essere cercate, non aspettate aspettato che venga dall'alto. Per cui questa, questa comunicazione dei, sui vaccini è uno status che riteniamo piuttosto deficitario. Eh, i, I criteri così tanto eh, entusiastici non credo che dobbiamo considerarli tali, io credo che dobbiamo metterci a pancia sotto e cercare di aumentare la vaccinazione aumentare i vaccinatori perché poi si rischia di perdersi nei meandri burocratici che impediscono, come è successo a dei medici eh, della mia provincia di Grosseto, praticamente hanno eh, saltato di, di due ore il, la possibilità di inserirsi nella piattaforma e quindi sono rimasti al palo. Credo che in una situazione di emergenza come questa... Le incombenze burocratiche devono essere assolutamente, assolutamente bypassate e superate, se no non si va da nessuna parte. Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto. Lo abbiamo detto sia al presidente Gianni che all'assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace. Non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260.000 toscani su oltre 3.700.000 abitanti. Se andiamo di questo passo, i toscani saranno vaccinati fra oltre tre anni. La domanda è, possiamo aspettare tre anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo, ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al Presidente che battano i pugni sul tavolo. La responsabilità è di Roma perché non arrivano i vaccini, si facciano sentire. Potremmo arrivare al punto in cui, da partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri, eh, Mario Draghi, i vaccini si devono fare vanno alle case farmaceutiche, fanno chiudere i ristoranti, fanno chiudere gli stabilimenti balneari, ci tengono in casa per tre mesi, fanno chiudere tutte le attività commerciali, dicano pure alle aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini ci dispiace, dateci il brevetto, perché se non siete in grado di garantire le dosi necessarie per vaccinare i nostri cittadini in tempo utile per fermare la pandemia sanitaria, per far riprendere quella che è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi e allora quei brevetti devono diventare patrimonio dell'umanità, perché quei brevetti servono a salvare in un caso le vite e dall'altro anche la nostra economia. Non possiamo più aspettare, lo abbiamo detto in maniera molto chiara al Presidente Gianni, oggi si fanno 8.000 vaccini al giorno. Guardate che per raggiungere la vaccinazione necessaria ne occorre fare 45.000. Pensate di quanto siamo indietro. Ecco, la Toscana e i toscani non possono più aspettare. Per questo, oggi abbiamo detto: se volete una mano, noi ci siamo. Se volete anche l'interlocuzione dei ministri di Forza Italia, noi siamo a disposizione. Ma non ci stiamo più a questo balletto in cui si racconta ai toscani che va tutto bene quando verranno mandati gli altri operatori sanitari previsti dal bando del commissario Arcuri, quanti sono stati i volontari che si sono offerti per fare le vaccinazioni dai bandi che erano previsti per i primi di febbraio. Insomma, tante cose eh, rimangono senza risposta, come ho fatto presente in consiglio eh, regionale. Eh, per cui, a nostro parere, la relazione manca degli aspetti eh, fondamentali per quanto riguarda le liste di riserva, che non si capisce come funzioneranno. Fatto sta che oggi, eh, principalmente, mancano i vaccini. Se eh, la Regione Toscana farà valere la sua forza. Nel, nelle sedi opportune per poter eh, diciamo forzare eh, il, i brevetti in modo da poter utilizzare eh, quella clausola che permette in caso di pandemia e di emergenza sanitaria di eh, fabbricare i brevetti in deroga eh, i vaccini in deroga ai brevetti eh, forse potremmo eh, prevedere che in un futuro eh, si arrivi anche a una produzione eh, nazionale e regionale in grado di sopperire alle necessità perché ricordo che eh, l'immunizzazione dei vaccini non dura per sempre, ma dura solo qualche mese, per cui ci dovremo trovare ad affrontare campagne vaccinali continue, e questo comporterà la, insomma. Il fatto che la, che la regione si doti di una produzione eh, in proprio. Noi pensiamo che non ci sia niente da, per cui essere entusiasti, come abbiamo sentito entusiasta l'assessore Bezzini quando ci ha detto che 250.000 toscani sono stati vaccinati, gli ho ricordato in aula. Che in Toscana ci sono 3.730.000 persone, il fatto che ad oggi se ne siano vaccinate 250.000 non ci rasserena per nulla, ma ci rende preoccupati. Per questo, uno dei due atti che presentiamo oggi è la richiesta a Gianni di farsi promotore presso la conferenza Stato-Regioni di sospendere i brevetti, di espropriare i brevetti delle. Eh, aziende farmaceutiche titolari dei vaccini e di produrli in proprio, di farli produrre al tessuto industriale farmaceutico italiano e toscano che è all'avanguardia a livello internazionale. Sono spariti, guarda caso, le dosi di vaccini dopo, da, dal mercato europeo e sono comparse nel mercato statunitense dopo che Biden aveva appunto minacciato di fare un'operazione del genere. 250.000 toscani sono stati vaccinati ad oggi, non sono nemmeno il 10%, noi siamo fortemente preoccupati, a questo bisogna porre rimedio, non è colpa della Regione Toscana, non è colpa dell'assessore Bezzini, ma il suo atteggiamento tiepido, remissivo rispetto a questa cosa ci preoccupa, vogliamo più polso, vogliamo che l'Italia, la Toscana battano i pugni sul tavolino e vogliamo più dosi per mettere in sicurezza il maggior numero di persone possibili. Seconda cosa, a chi lo diamo? Noi non riteniamo che si debba aprire una gara tra lobby, io sono un avvocato, la lobby degli avvocati, lo dico chiaramente, è riuscita a ottenere la vaccinazione per, i propri, per la propria categoria, io non toglierò, nonostante che sia a favore dei vaccini, io non toglierò una dose di vaccino a un ammalato. Si deve andare non per categorie professionali o per categorie sociali, ma seguendo dati oggettivi. Prima le persone malate, quindi più deboli. Secondo, per fascia d'età. Le deve dare noi lanciamo dei suggerimenti, lanciamo una proposta seria, per esempio di aprire agli studenti di medicina del quinto e sesto anno. In cambio di crediti formativi. Sarebbe oltretutto un'operazione che non costerebbe, non graverebbe sul servizio sanitario nazionale. Chiediamo di estendere la possibilità di fare le vaccinazioni ai farmacisti nelle farmacie, perché è un tessuto eh, territoriale capillare che potrebbe coprire tantissime, tantissime zone, altrimenti non coperte. In Toscana ci sono 1.218 farmacie, una ogni 3.000 abitanti. Dopodiché, appunto, dove no e anche su questo non abbiamo sentito una parola da parte di Bezzini. No ai tendoni, no alle pagode di Arcuri. Utilizziamo piuttosto strutture pubbliche, tipo caserme, palazzetti dello sport, stadi, palestre, oppure strutture private che hanno sofferto questa crisi come centri congressi, come eh, eh, i, gli hotel. Un dato positivo in Toscana è il fatto che 260.000 persone sono già state vaccinate c'è una grande risposta da parte degli operatori sanitari, ottima l'iniziativa nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico, eravamo stati noi a chiedere che il mondo della scuola potesse essere vaccinato per prima, allo stesso tempo una risposta importante dei medici di base che daranno risposta alle persone ultra ottantenni e queste sono richieste che abbiamo avanzato, così come volontari del 118, la protezione civile, ora chiediamo Ovviamente di andare oltre, vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati tutti i malati cronici, malati oncologici. Queste persone che vivono in condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni, non soltanto approvvigionamento ma anche massima attenzione alla loro cura. E poi ci sono delle categorie di lavoratori essenziali, quei lavoratori che erano essenziali quando c'era il lockdown, che tutti chiedevano di andare a lavorare, ovviamente non soltanto le farmacie che, si, che sono state già inserite in questo percorso, ma anche per esempio una cassiera, un commesso di un, di una, un mercato, di un eh, negozio di distribuzione alimentare, un impiegato delle poste, un impiegato di una banca, tutti quei servizi che in termini essenziali non hanno mai interrotto di erogare servizi ai cittadini hanno bisogno di essere considerati soggetti da vaccinare quanto prima, con loro che sono alcune categorie esemplificative, tutti i servizi essenziali e ovviamente le persone fragili. Bene, anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo della cortese attenzione dalle sale del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour 4 a Firenze. Per oggi è tutto. Alla prossima occasione. Regione Toscana, il Consiglio regionale.